Buongiorno a tutti, una diretta perché abbiamo intenzione di farvi vedere alcune cose che altrimenti qualcuno dice che ci inventiamo e siamo appunto con il sindaco Zani di Cadelbosco, saluto anche Gianluca Vinci, nostro deputato, per Sandra Ragona a cui daremo la parola. Qua siamo sul ponte del Cavo Cava tra Cadelbosco di sopra e Castelnuovo di sotto. C'è stata un'alluvione importante qualche giorno fa dove abbiamo dovuto far fronte quasi 800 ettari di terreno alluvionati con tutti i disagi che ne sono corsi. Il sindaco ci diceva che l'ha rotto. Sì, là c'è stata una rottura, come più a nord abbiamo avuto la rottura del crostolo e abbiamo avuto anche tre rotture sul canalazzo Tassone. Diciamo che nel giro di pochi chilometri quadrati sono usciti quasi 20 milioni di metri cubi d'acqua. Rotture che poi hanno determinato questo. In futuro, visto gli eventi, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria, bisognerà preparare anche soluzioni per far fronte ad eventi eccezionali che nella storia non hanno avuto precedenti. Quello che è successo in questo territorio non era mai successo prima. Questo è il crostolo. Quei rami che arrivano sotto i ponti e bloccano il deflusso, non è che siano quelli che vengono dalla montagna che non vedete ma che è in fondo, sono spesso quelli tratti dagli alberi o addirittura i tronchi e vedete come la sezione è proprio a V, che significa che grande manutenzione non è stata fatta. Alessandro Ragona, che è con noi, non possiamo dire che è capolista delle regionali perché non va bene. E qui purtroppo anche in questo caso ci dimostra che la narrativa che spesso sentiamo da parte del centro-sinistra che governa questi territori da tanti anni è una narrativa che viene smentita, lo diciamo appunto purtroppo dai fatti. Abbiamo bisogno di ragionare anche sul discorso degli animali fossori. Mi riferisco alle nutrie, qua abbiamo tassi, abbiamo istrici, abbiamo un insieme di abitanti di questi argini. La nutria non ha un antagonista naturale e chiediamo che proprio per questo, viste le tane e visti i problemi che ci possono essere su questi argini, si debbano attivare anche piani speciali per difendere e tutelare questi argini.